Allora, ciao Giorgio, ci vediamo anche oggi, ormai anche con consuetudine, per un altro tuo argomento che so che è sempre dei pezzi forti, diciamo, da fiatellare a chi ci ascolta. E nel frattempo, mi permetti, vorrei fare un appello alla signora Maria, quella che scrive delle belle cose, che è sempre interessante, non so come fa a trovarle, e di farsi viva anche lei, di farsi vedere e di dire la sua, perché più siamo a dire, meglio è, insomma. Così aggiungiamo alla sua famiglia altre persone, anzi un appello a tutti quelli che ci vedono, se conoscono persone che sanno veramente che vengono qui, anzi me ne vado via io, ma purché venga gente che stimoli a fare qualcosa e non ad ascoltare e basta, e questo voglio dire, ma sul serio. Io mi auguro che presto avremo dei volti nuovi, perché io sono convinto, caro Giorgio, che la provincia italiana, la provincia parlo io, è piena di gente eccezionale. Io ne ho un'esperienza diretta, ne ho un'esperienza diretta perché ho conosciuto persone straordinarie che non capisco come mai siano state messe in un angolino e ci tocca vedere le solite facce di puntini, puntini, puntini che mi fanno vomitare. Ti parlo di certe persone, certe culture, ma ti parlo anche di persone intelligenti che sanno osservare le cose, che sanno trasmettere qualcosa, che sanno soprattutto fare qualcosa, e quindi la cosa più importante c'è che fare, e quindi io mi appello veramente a queste persone di dire, di fare, di scrivere, che semmai fondiamo anche un notiziario tipo stream diretta, cioè si può fare tante cose, l'importante, no, perché vedi, visto che Grillo purtroppo si è arenato, no? Io chiedo a qualcuno di prendere il suo posto e di andare avanti, cioè senza protettori pupari dietro le spalle. Non vogliamo pupi dietro le spalle, vogliamo uomini liberi, con i propri mezzi, ognuno mette il suo, rischiamo ognuno la propria chiappa, si fa per dire, ma facciamo qualcosa, facciamo sì che siamo vivi, perché altrimenti qui verremo inesorabilmente, continuando di questo passo, seppelliti, schiacciati peggio le polpette. Ecco, questo voglio dire, e quindi, mi auguro che veramente qualcosa succeda. Nel frattempo, caro Giorgio, a questo punto ti ho detto, ti lascio la parola e introduci l'argomento di oggi, visto che ho fatto del libro prima. Sì, tanto confermo quello che hai detto tu, la provincia italiana c'ha questo incredibile deficit, io lo chiamo deficit, sì. La provincia italiana è piena di gente ultra intelligente, non solo, intelligente, colta e preparata, ma io che vivo a Roma da molto tempo e che veni a Roma dalla provincia, quando veni a Roma notai che io ero poi ragazzino, notai che avevo una preparazione scolastica 100 volte superiore a quella che incontrai qui a Roma come condizione generale. Ho capito. Quindi questo è un dato di fatto. Io credevo che fosse un caso particolare, la particolare scuola da cui ero venuto, un insegnante che avevo avuto molto bravo e che poi mi sono ritrovato casualmente, ma del tutto casualmente, a Roma. Io ero già stavo già lavorando, avevo già finito l'università e incontrai questa donna, questa piccolissima signora che era stata trasferita a Roma per stare col figlio e che ha continuato a fare la professoressa in un liceo e veniva nella mia stessa banca, pensa il caso della vita, no? Mm-hmm. E questa, che era una donna preparatissima, infatti io gli devo moltissimo, perché mi insegnò a studiare in prima media, mi insegnò cosa vuol dire studiare. Mm-hmm. Lei a un certo punto, la incontravo sempre in banca, mi disse: guarda, io ho dato le dimissioni perché in questa situazione qui, post 68ina, in questa situazione io non reggo, non posso più reggere, questi sono un branco dei cialtroni, io li mollo perché non ho più nessun interesse intellettuale e fisico e morale di proseguire, e diede le dimissioni, andò in pensione, questo per dire, no? Allora, ci sono ancora in moltissime province italiane delle scuole che formano comunque della gente preparata. Sì. Poi abbiamo una categoria di intellettuali locali, i quali sono non solo sono preparati, ma sono anche intelligenti. Infatti. A quel punto sai che cosa manca? Manca quello spirito
di conquista che invece in altri paesi c'è. Ad esempio, una formazione così della provincia italiana, se ci fosse, che ne so, in Irlanda, porterebbe questi irlandesi a una voglia di espandersi, di trasferirsi, di imporre le loro conoscenze in giro per il mondo. Beh, guarda, a questo punto... La stessa cosa se avvenisse anche in Scozia. Io vedo i primi nomi che mi sembra siano nomi che mi danno un po' questa idea. In Italia no, il provinciale, in Italia nella provincia ci sta benissimo, ci campa bene e spende poco. E alla fine ritiene, e questa è una cosa veramente brutta, che uscendo dalla provincia per inserirsi nella politica romana, che è una politica veramente schifosa, lo macchierebbe a fondo. Ho capito. Quindi non ci si mette. Beh, allora Giorgio, a questo punto diciamo a questi signori, o a chi li conosce, di farsi coraggio, di mettersi insieme a noi, qui lo spazio ce l'hanno quante ne vogliono, posso dire quello che voglio, non abbiamo censure, grazie a Dio queste cose non esistono. Che vengono qui, si facciano conoscere, ma io non parlo solo di chi sa di storia, io parlo di chi sa di medicina, di chi sa di ingegneria meccanica, di chi sa di ingegneria elettronica, di chi sa di agricoltura, di chi sa di botanica in genere, di chi sa di energia, diciamo così, con quelle ormai alternative, cioè energie rinnovabili, eccetera, di chi sa di fusione fredda, parlando di energia atomica, insomma, che ben vengono questo, oppure di chissà anche di altri fatti storici, diciamo, inediti, che noi non sappiamo, di cose, perché molto tasselle, io vorrei fare una verità, quindi io mi appello a quel signore, oppure dico a chi ci ascolta, che se li conoscono quei signori, di informarli e far venire qui, a dire la loro, di dirla, perché più conosciamo, più sappiamo, più siamo e più speranza abbiamo di cambiare in bene la nostra vita, punto. Senti, mentre parlavo così mi è venuto in mente un esempio classico che per me è veramente un esempio significativo e parlo del grande scrittore romagnolo Alfredo Oriani. Bene. Alfredo Oriani è stato sicuramente uno dei più grandi scrittori romagnoli, anche perché è stato un drammaturgo, uno scrittore di romanzi di grande significato realistico, perché quando ho fatto i romanzi sono tutti romanzi ultra realistici e molto amari, ma il realismo è amaro. Ma è stato uno dei più grandi storici italiani, lo storico creativo, il vero storico, quello che sa cogliere gli elementi di punta, elementi di vetta degli eventi storici. Ebbene, lui ha scritto quell'opera fondamentale che è intitolata, è stata l'opera a mio avviso più importante tra gli scritti storici italiani, e dopo di lui Sienogio, Achino Volpe e sicuramente De Felice, questi sono quelli. Beh, no, che vorrei dire anche Duilio Susmel, Duilio Susmel, sì, ma siamo a un livello di storia cronaca, quello di Susmel, invece. Beh, quello che di Oriani, che è importante, era... sì, importantissimo, allora ci possiamo mettere tanti altri. Sì, certo. No, certo. Ma Oriani è riuscito a cogliere lo spirito, cioè l'animus che ha mosso la storia italiana, tant'è vero che la sua opera più importante, appunto, è intitolata Lotta politica in Italia in tre volumi, che parte dal Medioevo e arriva alla compiuta Unità Nazionale. Molto bene. Unità Nazionale che Oriani non accettava, perché un'unità nazionale fatta da piccola gente che aveva fatto piccoli crimini. Ah, tra parentesi, mica tanti piccoli, grandi crimini. Ieri sera, beh, grandi crimini, quelli non era gente capace di grandi crimini, poteva al massimo fucilare dei poveracci contadini, ma di più non andava. Ieri sera a Rai 1 hanno fatto vedere un filmato che aveva come interprete il fratello di Fiorello, dedicato alla banca romana. Sì, veramente molto interessante, ha fatto molto bene, che ci siano dei
E poi il comportamento è lo stesso di questi banchieri di oggi. Sì, beh, non cambia mai. Ma questi qui, guarda, sono così bastardi. Ti fallimento e poi ti fregano la casa. No, ma sono così bastardi che il metodo è sempre quello. Ma sì, la colpa è nostra che abbiamo, sì, permesso questa abitudine. È nostra. No, purtroppo che continuiamo a far vivere. Infatti, è nostra. Perché se l'ho detto, se noi ci, diciamo, vogliamo una repubblica. Ma repubblica cosa vuol dire repubblica? Significa cosa pubblica o no? Certamente. E allora, se è cosa pubblica, certo, ci vuol dire che tutti quanti dobbiamo essere partecipi alla cosa pubblica che è nostra. E quindi non dobbiamo, certo, più permettere queste cose qui. E questo bisogna capire, perché, certo, la gente parla di cose, ma non sa di cosa si tratta, lì il problema. Certamente. E questo, ecco perché, certamente, ho detto, ma questi cavoli di bravissime persone che sono in provincia italiana, ma venite fuori! Perché voi siete bravissimi, io lo so perché hanno conosciuto parecchi nella provincia italiana, ma veramente tanti, ma venite fuori, basta, unitevi, fate qualcosa, ma dite, stimolate, fate, facciamo, perché sennò non possiamo andare avanti così. Allora, per tornare al Fredo Riani aveva studiato e si era laureato a Roma, come bene o male un po' tutti i romagnoli dove andavano. Ecco perché Riani disse che un romagnolo sta meglio a Roma. Esattamente, Riani dice esattamente, un romagnolo sente maggiormente se stesso vivendo a Roma, si sente più come romagnolo. Per forza lo dice a Roma, se no vivendo in Romagna non ha la percezione di essere un romagnolo. Sì, ma l'origine dov'è l'origine? E l'origine dov'è l'origine, scusa? Per forza, l'origine è lì. Allora, lui aveva scritto quest'opera e si pensava, si immaginava che questa opera, una volta pubblicata, avrebbe avuto, non dico il successo, ma come minimo un po' di attenzione da parte dei critici, degli storici e quant'altro. Per cui, nella illusione di poter trovare a Roma un'accoglienza nell'ambito intellettuale che lo trattasse comunque, se non altro anche per criticare, per la sua opera, venne a Roma, ci stette, non so, non ricordo bene quanto, una ventina di giorni, un mesetto, e se ne ritornò sconsolato perché non vide l'opera nemmeno esposta nelle vetrine delle librerie. E questo è il vero, autentico rapporto che c'è tra la provincia, cioè l'intellettuale di provincia, e Roma, e quello che viene a Roma. Che poi, tra l'altro, mi viene in mente un bellissimo passaggio del grande, anche quello, un grande romagnolo, Federico Fellini, no? Sì. Quando lui decide, no? Di venire a Roma, no? Che smette di fare il vitellone, che il film è appunto I Vitelloni. Il Vitellone, sì, famoso. Di fare il vitellone e decide di venire a Roma per trovare un lavoro. Allora, lì c'è questo passaggio che non è certo quello di Alfredo Riani, sono due cose completamente diverse. Interessante. Però mi è venuto in mente così come un flash mentale, no? Dove si vede appunto questo che prende il treno, mentre gli altri restano lì a continuare a fare i vitelloni, no? Capito? Prende il treno e lui ha avuto successo alla fine, no? Ma lo meritava. Meritava. Con questo io ho chiuso la mia parte. Tu, sì, volevi dire qualcosa in relazione alla situazione geopolitica. Io ho preparato due libri molto importanti. Se non hai niente da dire, li presento subito. No, a questo punto non ho da dire, presentali subito, così brevemente li riassumi per contenuti, perché le ultime notizie qui per quanto riguarda la Siria, siamo in stallo, cioè praticamente una notizia apparsa su Sito Aurora da un militare che hanno intervistato un militare, o meglio un generale rumeno d'aviazione, che adesso ti dico come si chiama, Costantin, poi come diavolo si chiama lui, eccolo qua. Allora, che dice questo? Questo è Valentin Vasilescu, che è un generale dell'aeronautica ungherese, rumena, il quale che dice che in sostanza nel Mediterraneo c'è una specie di blocco, cioè una partita a scacchi che si ferma, cioè i russi in sostanza hanno sotto controllo con i loro satelliti tutte le mosse della marina americana, in sostanza l'hanno cerchiata davanti e di dietro, perché alle spalle della marina americana e quindi anche francese, anche alleata,
ci sono altre navi russe. E poi hanno una nave russa, adesso so il nome, che è dotata di apparati elettronici all'avanguardissima, proprio degli ultimi ritrovati tecnici di intercettazione, che stanno monitorando tutte le comunicazioni che vengono tra gli americani e tutte le mosse che fanno, e sono in grado di sapere se parte un missile o no, che loro sono in grado questi missili di abbatterli. In effetti sembra che l'abbiano già abbattuto il 4, almeno secondo una fonte che ho detto pochi giorni fa. Diciamo che c'è una grande confusione. Ma è sicuro, è sicuro. Sì, è sicuro. E questo mi ricorda un famoso film. Allora, Marti, due cose devo dire da questo punto di vista. Come ci spiegano gli studiosi di filmografia, soprattutto americana, sì, uno dei quali fu assassinato proprio perché era uno che spiegava esattamente le cose come stavano. Era un italiano che si firmava però con un nome americano e fu assassinato platealmente. Ma era il tuo corregionale. Esattamente. John Cleaves, mi sembra. John Cleaves, che in uno dei suoi libri, molto, molto, veramente molto profondi, spiegava come molto spesso certi avvenimenti storici che vengono tenuti sotto segreto, poi alla fine vengono descritti in qualche film. Sì. Allora, parrebbe, perché non è mai preciso, che quell'importantissimo filmato cosa Gentiluomo, come si chiamava? Ufficiale Gentiluomo? Ufficiale Gentiluomo, sì, che poi finisce con uno scontro aereo rimasto segreto fra un aereo americano e un aereo cubano, in realtà fosse tutto una manfrina per rivelare in una maniera un po' così sotto le righe, al di sotto delle righe, del famoso scontro che avrebbe dovuto portare all'abbattimento dell'aereo che conteneva Gheddafi e che invece finì col ammazzare un centinaio di italiani. Sì, ma in effetti ha fatto piena luce su questo, ripeto, lo dico per chi non lo sapesse, ha fatto piena luce il giornalista Gianni Lannes. Basta andare su internet e scrivere questo nome, Gianni Lannes, con l'S finale, certo, e troverete una marea di informazioni, tra cui anche la sua ultima indagine su Ustica, che accusa in maniera molto chiara e documentata un paese ben preciso. Certamente. Ecco, basta. Ma io guarda, ti faccio presente che fu fatto un programma in televisione su Rai 1, una sera, in seconda serata, verso le 10, che è durato un paio d'ore, in cui senza remore e senza se e senza ma furono dette tutta una serie di cose, tra cui quella che mi colpì di più fu appunto il fatto che l'aereo che fu trapassato da un razzo trovò il modo di atterrare tranquillamente e mentre era atterrato e rimaneva a galla un sottomarino francese venne in superficie e lo silurò. E questo sarebbe, quale aereo stai parlando? L'aereo di Ustica. Ah, ma scusa, questo... L'aereo di Ustica, colpito dal razzo, non andò in frantumi, ma il razzo aveva provocato un buco che però, in una situazione ultra pressurizzata, no, ha fatto ammarare l'aereo. Ma scusa, non esplose il razzo? Erano in gamba... Come? Cioè, il razzo non è esploso? Cioè, strano, mai? Non è esploso dentro il razzo, e questo è sicuro, anche lo si vede tranquillamente anche dai pezzi recuperati. Ho capito. No, il razzo ha trapassato, ad esempio, una cosa interessante, vedi, da cosa nasce cosa? Lo sai perché, ad esempio, noi, i nostri aerei durante il secondo conflitto mondiale erano difficilmente abbattuti, soprattutto gli SM-82, gli SM-79, perché? Il famoso gobbo. Sì, gobbo volante. Perché sì. La carlinga era di tela. Essendo di tela, i proiettili la trapassavano, certo, colpivano qualcuno, quello moriva.
però non determinavano l'abbattimento dell'aereo, perché l'aereo non scoppiava. Ottima informazione questa. Il 19 mi pare che fosse, il 19 dell'Italia, sì, ebbe questo buco che si trovava tra la carlinga dei piloti e la first class, la prima classe, che ne determinò, certo, uno sconquasso, ma non determinò nemmeno la morte di quelli che c'erano, per cui i piloti poterono con maestria ammalare tranquillamente. E mentre l'aereo stava lì così, no? Un sottomarino francese, ma questo l'ha detto la televisione, TG1 l'ha detto. No, scusa, ti chiedo scusa anche a chi ci ascolta, ma io questo non lo sapevo. Un sottomarino francese si è venuto in superficie e l'ha silurato. Bella roba. E questa sono tutta una serie di storie che non possono essere inventate. Uno può inventare qualcosa, ma non un dettaglio. Ho capito. Quindi qualcuno l'aveva detto, adesso non so più chi fosse. Tieni presente che ufficialmente c'è un sito su internet facilmente consultabile, che mentre in Italia si continuava a dire che non si sapevano le ragioni per cui il 19 era caduto, su quel sito, che è un sito che è importantissimo perché è curato da un certo ente internazionale dell'aviazione, di quelli che comunicano tutte le ragioni dei vari abbattimenti, delle cadute dei vari aerei, in relazione a quell'aereo ha detto chiaramente abbattuto da un missile. Sì. Forse anch'io ho sentito. Capito? Bene. Ecco, bene, questo per dire come stanno le cose. Allora, insomma, Giorgio, senti. Che anche la televisione italiana, anche quella Rai, un bel momento se dà alla baia l'un'altra, perché poi fanno finta di non sapere che cosa. L'hanno detto e ripetuto alla TG1. Ho capito. Bene, questo è buono da sapersi, meno male. Senti, Giorgio, per il resto dobbiamo restare più tardi. Niente, faccio vedere ma semplicemente tardi, due libri. Perché il tempo purtroppo non ce l'ho. Certamente, faccio vedere i due allora libri. Allora io ti chiamo. Guerra senza limiti. Dobbiamo parlare di quello appunto, anche di quel libro cinese. Esattamente, guerra senza limiti e vendere la guerra. Dobbiamo parlare di questo, proprio di questa cosa qui. Io più tardi ti chiamo. Ciò chiudiamo, chiamami quando vuoi. Ma ti chiamerò verso le 19. O giù di lì. Va bene, quando vuoi. Comunque devi registrare assolutamente, perché in modo che poi i nostri amici all'indomani li possano vedere. Ok? E intanto, perfetto, senti, facciamo un appello alla nostra amica Maria, Ave Maria, piena di grazia, facci la grazia di apparire in nuovo. Non solo, anche al Papa, andremo domani a festeggiare il Papa che fa la preghiera contro la guerra. Bene, questa è una bella cosa. Beh, Papa, senti un po', scusami, una curiosità, mi togli una curiosità. Io mi ricordo quando cominciò la prima guerra del Golfo contro l'Iraq e Saddam Hussein, allora c'era Papa Giovanni Paolo II, oppure Karol Wojtyla, ma non fece tanto clamore come sta facendo adesso questo Papa con la Siria, o sbaglio? Infatti qui il quadro sta cambiando, anche perché questo Papa ha bisogno di essere sostenuto moralmente. Bene, allora se è così... Viva Bergoglio, e finalmente abbiamo un Papa che fa il Papa. Se è così, e benvenga un Papa così. Viva Bergoglio, chi lo creò. Sai cosa deve fare il Papa? Doveva prendere un aereo e andare a Damasco anche lui, come è andato Gio Fallisi e altri italiani Cristo, che sono lì in Siria. Non dimentichiamolo. Cristo Dio. Ecco, quindi dovremmo fare questo gesto emozionale, anche il Papa andare lì. Cosa farebbe che non fece il Papa Bonzina. Di questo tipo del Papa farebbe convertire al cristianesimo 5 miliardi di abitanti di questa terra, che hanno bisogno di un esempio eclatante. Sì, io vorrei che il Papa prendesse l'aereo e andasse a Damasco. Dovrebbe fare così, è un appello che lancio, anzi c'è qualche prelato vaticano che vede questa nostra così povera ciapola, questa nostra tradizione fatta con pochi mezzi, perché non è che siamo la Rai, non abbiamo i miliardari alle spalle che ci fanno delle cazzate, noi diciamo quello che vogliamo dire, cioè nel senso quello che è giusto dire, o meglio quello che sentiamo, quello che vediamo, e quindi mi auguro che il Papa ascolti, possa qualcuno riferire al Papa quello che ti stiamo dicendo, e sarebbe una cosa clamorosa che il Papa prendesse l'aereo e andasse a Damasco con il popolo siriano a denunciare al mondo
la barbaria e la vigliaccheria, l'ipocrisia e la menzogna di questi signori anglo-americani, israeliani, perché tutti loro francesi e tutti i loro compari di merende che vogliono fare come gli ingordi, prendersi tutto loro e gli altri devono sottostare a loro. Questa cosa non è più possibile, non deve essere più possibile, perché il mondo è di tutti e le risorse appartengono a tutti, e tutti i popoli e tutte le nazioni hanno diritto di vivere alla parità con tutti, nel rispetto reciproco delle proprie tradizioni storiche, dei propri confini storici e delle proprie tradizioni, ecco, e le proprie lingue e insomma la propria cultura, in armonia con tutti. Questo deve essere l'ONU del domani, che invece che purtroppo non è. Punto. A presto. A presto, amico. Un abbraccio e allora più tardi. Ciao. Va bene. Ciao, siamo pronti. Ciao.